siamo adesso ovviamente lo due, professor Ferroni. No, perché va via? Lei? No, metto qui. Qui erano le telefoni. Ma non può. Siamo fermo. Ah, in effetti mi domando se sia cosa utile dare carta bianca agli eruditi come Fabrizio Federici. Mi domando anche e soprattutto ringraziando molto le radio Federici, tanto Federici per questo commovente ricordo di un esame, deve essere stato un esame certamente tormentato. Il tormento dello stadio venisse successivo. Verardi, lo ringrazio perché è Verardi. Niente, quasi mi costringe, nessun rischio, di fare un esame di coscienza. No, non lo farò, sono ancora troppo, intanto sono troppo giù e aspetterò ancora qualche decennio prima di guardare l'antefatto. Ma soprattutto devo dire che ho anche, non soltanto riconosco il merito di Federici nell'avere scovato questi miei vecchi articoli che forse potevano essere lasciati con tranquillità alla critica spietata dei roditori, ma devo anche dire che forse ho commesso l'errore ma perché è un errore in fondo che i vecchi socialdemocratici commettevano quotidianamente. Non ho neppure letto, anche se lui insisteva, io gli ho anche detto che l'avevo letta, la sua lunga introduzione, che fa onore certamente a questi pochi miei scrittarelli, e che peraltro in qualche modo riflettono i suoi principi di preferenza. Per esempio, non sono me, c'è un punto delicato che voglio ricordarle. Lei parla a un certo punto criticamente in questa introduzione della fuga dell'esodo rurale, cioè, sì. Stiamo attenti, giustamente lei oggi dice e invece si torna all'agricoltura. Ma non dimentichiamo cos'era l'agricoltura, il lavoro rurale in quegli anni, gran parte, io parlo di esperienze vissute, perché tutte le altre esperienze sono sciocchezze, la gran parte dei contadini italiani aveva l'ernia, l'ernia inguinale per l'enorme fatica del lavoro dei campi, scappavano dal sud al nord, da quello che oggi veramente quando li vedo passare con le loro BMW e le loro Audi, dal nord-est che era terribilmente povero, mandava le mondine, riso amaro, vero? Le mandavano tutti dell'estate a mondare, le risaie del Novarese, del mio Vercellese. Non bisogna dimenticare, perché altrimenti c'è il rischio, e io so che questo rischio non sarà corso da un uomo dello spazio, come dire, si dice oggi, spessore intellettuale, la capacità analitica di Federici, no? Ma c'è il rischio di cadere nel mito di una civiltà contadina, diciamo, non dico la Rocco Scotellaro, perché io ero amico suo, quando era sindaco di Tricarico, di Carlo Levi, distinguevano tra Luigini e contadini, questo era no. Ma piuttosto credo c'è il rischio di cadere in questo difetto storico, come Felice ha detto molto bene, e anche Verardi ha messo in luce indirettamente, italiano, che è l'emozione contro la ragione. Ma il libro però, quali sono le ragioni di sconfitta? Le ragioni di sconfitta del primo centro-sinistra, in attesa, spero di no, della sconfitta del nuovo centro-sinistra, perché la sconfitta chiama l'altra. Credo che non basti, come ha fatto con grande dottrina, io sono convinto, mi ha persuaso pienamente, e spero anzi che il suo esame si sia risolto con un 30 lode, la tesi gobettiana, l'Italia non ha voluto la rivoluzione francese, l'Italia non ha voluto la rivoluzione, vabbè, che cosa ha avuto questa Italia, questo arcipelago di cultura, come mai non ha avuto veramente, e qui lo dico proprio guardando a Verardi, quando io sono venuto dai social, senza i social,
quando ha detto proprio come lui dice Chierico vagante, ma che Chierico era una mina vagante, del tutto imprevedibile. Io quando ho preso la parola Leur accanto a Sagat, parlando di cosa voleva dire essere compagno, rompere il pane insieme, dove siete voi? Dove state? Cosa? Ma, sa, la socialdemocrazia non è l'uso o l'abuso del doppari, no. La socialdemocrazia vuol dire fare i conti col marxismo dialettizzato, anche con uomini, non si può neppure dire senza piangere uomini come Gramsci, che è stato definito non da Dionisotti, credo piuttosto dall'autore della Sejel Barbar, un crociano di sinistra. E lo era il suo volontarismo. Bisogna fare al contrario in maniera dura i conti con la realtà e capire che la politica in fondo non è altro che l'arte bella di uccidere la gente senza farla soffrire troppo. Questo sicuramente, questo momento sanguigno, questo gusto, quando è stato detto molto bene da Finizzi, certo in Italia c'è stato una certa versione dell'hegelismo, gli spaventa, e poi naturalmente il grande erudito di Pescasserio, Olivero, adottato dagli spaventa a seguito mi pare del terremoto di Casamicciola, dove perirono i genitori. Una pagina stupenda, forse l'unica pagina che va ancora letta di Croce è proprio quella, quando sente il sempre più debole e fievole lamento dei genitori che muoiono sepolti in questo terremoto, e lui sopravvive miracolosamente. È offeso per tutta la vita, è sempre stato abbastanza claudicante. Tutto questo va riconosciuto, ma non spiega nulla se non si prende in considerazione il fatto che in qualche modo la riforma della dialettica hegeliana si è risolta in una controriforma del momento intellettuale italiano, non soltanto, giustamente è stato citato anche il nome di Carlo Antoni, io mi scuso, purtroppo sono un po' internesico, Antoni è stato, io l'ho conosciuto, è stato un ottimo filosofo dell'Università di Roma, Sapienza, però non dimentichiamo che il suo commento a Croce è un inno al perenne, immortale opportunismo italiano, perché c'è una frase, c'è un'intera pagina addirittura in questo libro mirabile peraltro, di fedeltà proprio al crocialismo, in cui si parla dell'arte della distinzione come contributo fondamentale della cultura italiana alla cultura mondiale. Ma cosa vuol dire la distinzione? Cosa vuol dire? Vuol dire il rifiuto di una realtà, cioè lo smussare costante, il compromesso fino a se stesso, la incapacità. Un intellettuale italiano, un politico italiano è pronto a tutto pur di non fare i conti con una realtà data, con i dati offerti. Questo purtroppo, a ver arte a dirlo, abbiamo un po' vissuto, e anche i pellegrini, la incapacità di dar luogo in Italia a una critica di sinistra del marxismo. La nostra Bad Godesberg, quando io parlavo pochi anni fa ancora con Helmut Schmidt, che è morto qualche giorno fa, è proprio di questo, a noi è mancata questa revisione profonda. Cosa c'è rimasto? C'è rimasto 1904 e l'appendice a materialismo storico e materialismo storico e dialetti marxisti di Croce, un breve appendice, come nacque e come morì il marxismo teorico in Italia 1904. Era veramente morto, forse il morto era più vivo dei vivi, non lo so, questa cosa. Ecco, questa presunzione e nello stesso tempo questa mancanza, non so come chiamarla, di assunzione sobria, realistica, di responsabilità di fronte ai dati di fatto. Sempre il proclama, l'annuncio prima della realtà, in qualche modo questa strana visione onirica anche
l'ottimismo normativo, io parlo con consigliere del Senato, ma questa idea che in Italia basta fare una legge per risolvere un problema, abbiamo sui libri 150.000 leggi, molte ancora di origine fascista, l'una in contraddizione con l'altra. L'Inghilterra ha 8.000, la Francia 12.000, l'Italia 10.000, noi 150.000, ma non contano niente, il gusto italiano stupendo, avere le leggi per il piacere di violarle. E parlando con Carli una volta, proprio col grande, parlando con Carli, eravamo tutti riuniti in via Parigi nello studio di Francesco Carnelutti, una delle ultime. Olivetti mi diceva: carne per sé e lutti per gli altri. Se c'è qui qualche erede di Carnelutti, ottimo avvocato. E Carli, proprio Carli, Guido Carli, dal cui nome è un uomo squisito, studi in Germania, governatore della Banca d'Italia, poi ministro. Caro Franco, che gusto ci sarebbe fare le leggi se poi uno non può sentirsi superiore a ciò che ha fatto. Non c'è gusto, questo senso non è più della bella figura. Io è stata richiamata, io non penso mai al mio passato politico, perché a 14 anni, forse no, non so, era il 40, più o meno sfioravo quell'età, io ero trotskista, in Italia appartenevo alla quarta internazionale, meraviglioso, perché eravamo in tutta Italia, credo 225-230. E il mio punto di riferimento era il capostazione della, non di Casale Monferrato, stazione grande, ma quello della stazione che c'è prima, la stazione Cina, chiamata Casale Popolo. E lì era un bordighiano, Grazie, questo era lo sarebbe avrebbe più. Trotskista. Sì, perché ritenevo con la ovvia, diciamo così, ingenuità del giovincello appena pubere, ritenevo che dopo tutto Mussolini, Hitler e Stalin erano criminali della stessa pasta. Questo era il trotskismo, quarto internazionale. Tutto questo è stato tradito e dimenticato dalla socialdemocrazia. Quindi le ragioni della sconfitta del primo centro-sinistra, che forse può preludere alla sconfitta del secondo e del terzo e del quarto centro-sinistra, è in questa incapacità di fare i conti sul piano dottrinale, sul piano ideologico, riconoscere che a un certo punto il profitto è importantissimo, perché ti dà, come tutti sanno, la differenza tra costo di produzione e prezzo di vendita, ma è l'unico indice di razionalità delle storie, ma va concepito in termini nuovi, e qui noi socialdemocrati, qui Saragat, te glielo ho detto più volte, a Lungotevere dove abitavo, a capo che mi onorava, si beveva bene, a parte quello, niente, ora, Maligno, io Maligno, una persona più grande, è un riconoscimento, venendo da un piemontese è un riconoscimento. Certo, io preferisco il Barbero di Connato, che tale quale costa molto meno, mica la FIA di Vittorio Valletta che mi finanzia, scusa, adesso mi peggio ancora, è meglio non toccare questa quantità. Ma perché? Cioè, ma come spieghi? E lui mi diceva: Sarda, sai, io dicevo, ma perché questo familismo italiano, sai, io senza il fondo, senza patria, senza Dio, senza cosa, perché non fai? Oh, ma la famiglia già nell'antica Roma è importantissima. Perché Saragat era uomo anche di cultura, si piccava, citava Goethe, sempre a sproposito, dicevo, guarda che è sbagliato, vabbè, però lui era un ragioniere. Ora, a parte questo, noi abbiamo avuto, ci sono stati questi uomini che tu hai ricordato, tra l'altro anche i Pellicani. Io avrei voluto dire questo in presenza del figlio Luciano, ma si sa che i figli non hanno nulla a che vedere col padre, quindi probabilmente su posizioni diverse.
talmente legati, era completamente d'accordo con me. Quando io ho lasciato, mi pare che lei ha domandato, o che Roberto Cipriani, sì, sì. Roberto Cipriani, come mai ho lasciato? Ma gli avrei sparato, però lo facevo solo nel 43-44, quell'inverno, sparando. Dopo ho preso la penna invece della pistola, della vecchia Beretta 9 corto, micidiale. È stata adottata anche dai poliziotti di New York e di Los Angeles. È un contributo culturale dell'Italia, non come direbbe un Renzi, no? Dopo naturalmente aver presentato un libro di Bruno Vespa, anche quello. Ora, francamente, questo libro, io ringrazio intanto Federici, che ha avuto, non so da dove gli venga questo gusto di non vistare gli armini, lasciateli marcire! Ah, lui ha questo. Secondo, poi ringrazio soprattutto a Verardi, che mi ha richiamato dei momenti che in qualche modo non avevo più presenti. Ringrazio Cipriani, come sempre. E poi ringrazio soprattutto Filizzi, come consigliere del Senato. Soprattutto vorrei ricordarci un punto solo, che rileggendo il libro dopo che era stato pubblicato, che io non leggo mai i miei libri prima, li leggo dopo, comunque io ho trovato un accenno alla regione Toccasana, e lì prevedevo in maniera assoluta che avremmo avuto 2, 3, 4 classi dirigenti sul collo, sulla schiena, avremmo avuto, perché la mia cosa, devo premettere, scusate, Fanfani mi aveva messo, Fanfani, vabbè, sorvolo su molte cose, ne accenna una, sì, me, che voleva, ho avuto molto a che fare, Fanfani, Moro, sorvolo molte cose, che conoscevo la sua morte prima che avvenisse. Era già stata decisa. Molto bene, ma Fanfani vuole che io faccia parte, io sono un indipendente, io ero, pensate, ero nel gruppo misto insieme con il Marchese Lucifero, da ridere tutto il tempo, poi c'era però anche Ugo La Malfa, Oddo Biasini, insomma, persone, poi Pietro Bucalossi è venuto da tutti. Bucalossi a un certo punto ha lasciato, anche lui lo sarebbe venuto con me, io ero presidente ovviamente, non sapevano cosa farmi fare. No, devi essere membro. Certo, ma perché le regioni? Perché guarda che è il prezzo da pagare i socialisti, di Nenni, cioè, e soprattutto di Riccardo Lombardi, il duplice prezzo. Primo, le regioni, secondo, articolo 12 agosto. Secondo, la nazionalizzazione della Edison. E io dicevo, guardate che la Edison funziona molto bene, non bisogna nazionalizzare, bisogna controllare la produzione della Edison, far arrivare l'energia elettrica negli remoti villaggi dell'Abruzzo e del Sud, questo sì, non, altrimenti voi farete un nuovo carrozzone burocratico, come già, per carità, non voglio di nulla contro l'Eni, anche perché non vorrei che mi tagliassero la corrente elettrica. Ma no, lo vuole anche Moro, e Moro lo voleva, questo serafico incantatore, facendo dormire la gente, lo voleva perché doveva mettere Di Cagno, l'ingegnere Di Cagno, primo presidente Bombardiani, era. Allora io entro nella commissione di regione, ma dico, voglio essere nella sottocommissione, non quella presieduta da Mauro Ferri, tutti ricordano, guarda come ride, Mauro Ferri, toscanaccio, ma quella presieduta dall'avvocato Carbone. Carbone era stato segretario personale di Luigi Einaudi e al terzo numero di una piccola rivista chiamata Quaderni di sociologia, che usciva quando poteva, eccetera, il presidente Luigi Einaudi, attraverso Carbone, mi mandava un contributo sulla suddivisione della proprietà agricola nel comune di Castellamonte. E perché vuoi stare lì? Perché io voglio impedire che attraverso le regioni noi rischiamo di avere un danno tremendo all'erario e avere ben 3, se non 4 classi dirigenti sul groppone, quella nazionale, quella regionale, quella provinciale, quella comunale.
E lui dice, no, sei troppo pessimista. Leggete, leggete la regione Toccasana, con le spese che hanno fatto, le mutande verdi del leghista, leggete, con quelle che sono state fatte. Questo, devo dire, è una pagina e mezza. Forse a volte bastano due righe per giustificare la perdita di tempo che voi subite in questo momento, il contributo di questi illustri cose, e forse anche la carta su cui viene stampato questo modesto editore Solfanelli, che come tutti i piccoli editori ha indubbiamente la vocazione del martirio. Molte grazie. Ancora qualche minuto se qualcuno vuole fare osservazioni, domande, riferimenti. Mi scuso, ho fatto troppo vita. Non ho capito perché voleva sparare a pellicani. Pellicani padre? Com'è? Perché no? No, cioè perché hai portato un pellicani padre, no? Perché le migliori amicizie acquistano tutto il loro fulgore nel momento della rottura. La cérémonie des adieux. Questo è importante. E la rottura delle migliori, più importanti amicizie, anche ideologiche, anche dottrinarie, è un momento doloroso e epifanico nello stesso tempo. Con Pellicani a un certo punto io mi resi conto che la battaglia per la Baden-Württemberg italiana era perduta, non la si faceva. E ne ebbi, posso indulgere ancora in un aneddoto, abbiamo tempo, Presidente, pochi minuti, due minuti, allora, ne ebbi piena notizia e consapevolezza quando, per pura curiosità, la mia sola virtù rimasta, mi ho perso tutto, è la curiosità, ho partecipato da ospite a una delle riunioni del gruppo parlamentare socialdemocratico. In quel momento c'era Luigi Preti, ministro delle finanze. Io entro lì e mi siedo e niente, non succede nulla. Dico, come scherziamo tanto qui? No, cosa? E no, aspettiamo Saragat. Saragat arriva, si stravacca, tu lo ricorderai, no? Come, perché è un uomo alto, un torinese alto, Saragat, anche se il nome è sardo, credo, vero? E comincia a parlare della regina d'Inghilterra, di dove va il mondo. E io dico, scusa, Sara, mi ha fermato tutti, e che vai? Mi sei insemmato, vuoi interrompere Sara? Dico, ma questo non c'entra niente con il problema che abbiamo all'ordine del giorno. Ora, questo cosa ha voluto dire? Ha voluto dire la caduta in quel personalismo eccessivo, che poi non impediva nulla, era l'uomo. Che è anche il risvolto della concezione onirica, vaporosamente irrazionale del processo politico italiano. E devo anche confessare che vedo da alcuni segni, vedo nella situazione attuale il riproporsi di ciò che allora temevo, ma si tratta di molti anni fa, è passato più di mezzo secolo. Mi domando se uno abbia il diritto poi di fare queste comparazioni, però ci sono delle similitudini, devo anche dire, e forse è una delle poche cose giuste dette da Marx. I fatti storici prima si presentano come tragedie e poi si ripetono via via come farse, come commedie, tragiche, ma sempre farseste. Questo è grave. Io mi auguro che questo libro abbia anche questa ambizione. Ma veramente ci pensavo adesso, ma non è che sia... Potrebbe essere utile anche a non ripetere gli errori del primo centrosinistra. Come mai il primo centrosinistra è fallito? Per carità, un professor storico, Franco Rotano, un Moro, Togliatti, che è stato splendidamente ricordato a Finizi. Io l'ho conosciuto personalmente, perché poi abbiamo parlato più volte, era un grande funzionario del Comintern. Riuscire a non perdere la collottola, cioè la testa, durante tutta un'epoca staliniana come, diciamo,
come segretario generale di Comintern, ma è roba da far impallidire qualcuno, o qualunque cardinale Bellarmino, ma siamo l'uomo era di una abilità, di una fluidità, la svolta di Salerno, dico cose che non voglio commentare perché sono più ricordate, la svolta di Salerno. L'articolo 7 nella Costituzione e noi trotskisti, quattro gatti, quanto mi piace. Comunque il confesso comincia lì. L'articolo 7, perché è bello parlare con queste persone del passato. Allora, io no, quello era il capolavoro del comunismo benedetto dai consigliori. Del marxismo dedialettizzato, demascurato, svirilizzato, privo di capacità. Allora, è meglio che smetta, perché Averardi non ha bisogno di alcuna coperta. Senti, allora, tu hai detto delle cose su di me che mi hanno fatto quasi piangere, se fossi capace di piangere, e ricordandomi, è incredibile. Come io prendevo di petto dove capitavo correndo verso. E Tambrone, la mia grande esperienza, io ho lasciato la politica perché mi piaceva troppo e comunque non mi piaceva questa politichetta italiana, fa ridere. Allora, e lì nessuno sa di sì, faccio un discorso a braccio e attacco Fernando Tambrone, interrando il ministro interno, adesso primo ministro, protetto da Gronchi, presidente Gronchi, vado in America Latina, ci resti, presidente. Allora, questo straordinario, questo attacco diretto, che dice, a lei vuole il nostro voto, ero il primo a parlare, giustamente, siccome è il meno importante, ero una cicca, un indipendente, un isolato, lei pensa che forse vuol far passare solo i bilanci, diamo il voto solo perché... Lei si è sbagliato, ma lei pensa a Tambroni, il primo ministro, che i conti dell'Italia, i bilanci dell'Italia siano come i conti della sua serva a casa, della spesa, e sia il pagamento delle bollette del gas, dell'elettricità. Ma cosa crede? Questo è un paese. Fu un momento in cui Vittorio Cafua, Giancarlo Pajetta, è un democristiano che è scomparso, Vittorino Colombo, che è stato ministro delle poste, è scomparso, e poi lo stesso Fanfani, mi viene a stringere la mano, ti dice magnifico, e subito dopo naturalmente Giovanni Leone, un personaggio, diceva, il Parlamento italiano e non è più un Parlamento, muovo, tutti leggono per ore, è un leggimento, resta un Parlamento solo perché c'è da una parte Covelli, il monarchico, e dall'altra il sottoscritto, perché noi parlavamo a braccio, senza scaletta, senza niente. E aggiungeva poi, ma questo io l'ho rimproverato, Giorgio Almirante, che era un parlatore formidabile, un grande ricattatore, un minacciava. Beh, non voglio procedere, ma in sostanza, non l'avete capito, veniva dalla Repubblica di Salò, repubblichino come Dario Fo, come Giovanni Salò, i miserabili, servi, dei servi, molto bene. Io, niente, non posso che reiterare il mio ringraziamento a tutti quanti, vedo la signora che si preoccupa perché stiamo avvicinandoci al momento in cui c'è la chiusura, ma vedo anche una... No, io volevo fare una domanda, professore, non so se c'è in questo libro, però l'avevo letto in una delle sue biografie sul lavoro, cioè lei aveva citato una legge di Sullo sul suolo come uno dei problemi che aveva posto a centro-sinistra questa legge che si rifaceva un po' alla legge inglese. Beh, forse sì, perché sarebbe bene se può, no, venga, per fatto no, io dico che deve aver letto sul suo libro Antonella Cucci merita più che il microfono. Volevo fare questo, volevo sapere se c'era in questo libro, lei aveva citato l'onorevole Sullo
per un'iniziativa interessante. Avete deciso di sacrificarlo? No, dunque, no, rispondo subito, prima ancora che proceda, perché se no... Io ho avuto la triste, lo dico anche a Finite, a Berardi, che questa strana, per ora, ma cambierò nei prossimi decenni, una strana qualità, che non è quella una qualità, è una tendenza, è come uno che abbia, che so io, un ticchio, di suggerire cose mortali a persone cui ero molto amico. Per esempio, ad Adriano Olivetti ho suggerito che lui doveva non avere più la ditta Olivetti, né come privata né come pubblica, ma con una proprietà plurima. E gli azionisti della Olivetti, giustamente, intanto mi hanno subito gratificato di una benevolenza non proprio, diciamo, sfavillante. Ma poi, perché io volevo che ci fosse una grande ditta di oggi di avere una, la proprietà plurima, primo, la componente tecnologica, in questo caso il Politecnico di Torino, secondo, il luogo di residenza, il Comune di Brescia, terzo, tutti gli operatori, dal massimo, dalla Dicio e Cifre Gerti d'Obel, dall'amministratore delegato fino alla Spatacessi. E finalmente, come premio di consolazione, per evitare lo strappo violento, un piccolo premio di consolazione agli azionisti privati, i quali non erano ovviamente entusiasti. Con Fiorentino Sullo mi è andata peggio, perché a Fiorentino Sullo, che mi ha onorato della sua, diciamo, più che amicizia, Fiorentino, io fui anche, mi parlo, il santuario della Madonna di Pompei per le sue nozze con la Miranda, una della famiglia De Laurentiis. Fiorentino Sullo era una, insieme con Pellicano, un altro tipo, un'intelligenza straordinaria, era ministro dei lavori pubblici. Fiorentino Sullo era un pingue dinamico. Questa gente grassa che però è un pingue dinamico. Io gli ho detto una volta, si è anche un po' offeso, ho detto, ma guarda, hai tu ragione. A che cosa gli ho suggerito al povero Fiorentino Sullo? Piango ancora quando ci penso. Gli ho suggerito, come ministro dei lavori pubblici contro la speculazione edilizia che ha rovinato questo paese, io devo conoscerlo, gli ho suggerito di fare come fanno in Inghilterra, dove il territorio, il terreno su cui si costruisce è proprietà pubblica, non dei privati. Lui ebbe l'ingenuità di prendermi sul serio. Io lo dicevo molto sul serio, ma lo dicevo sulla base di studi dell'Ecton Society Trust a Londra, che io conoscevo, ero stato nel 1947, tutti i 47, quindi conoscevo. All'Inghilterra è l'Inghilterra, l'Italia è un'altra cosa, la Svezia, per esempio, non è, non dico, non è la Sicilia, non è pure la Puglia, cioè siamo da. Lui ebbe, non so se l'ingenuità, l'improntitudine, il coraggio, anche il coraggio intellettuale, perché era un uomo che ricordava le leggi, ma non le leggi, tutti possono ricordare la legge, lo dico a Finizio, lui ricordava i subarticoli di una norma di legge, era sterefatto, e lui era di, mi pare, Benevento, no? E poi anche era colui che aveva allevato il serpe in seno, che era delitto. Ci c'è qualche cugino di De Vita, no? Nel caso dell'interista, però mi ha detto lui, l'ultima cosa che ha fatto lo ha annullato appena De Vita, col suo aiuto è arrivato benissimo. Ora lui disse questa cosa, dunque perdette il ministero, fu cacciato dalla Democrazia Cristiana, approdò alla socialdemocrazia per un breve momento, perché lui non era come me uno sperimentatore, veniva lì proprio, non sapeva più dove andare. No, è finito anche con la bottiglia, si è dato a quella consolazione che io apprezzo molto. Ho degli amici che non possono scrivere se non in stato di ubriachezza, io sono molto... No, per la mentalità italiana quella legge era abnorme, nel senso che è l'uso, uno acquista in Inghilterra l'uso, cioè per un tempo una proprietà. In Inghilterra per 99 anni. E quindi si rivende il tempo restante quando ci sono le compravendite. E quindi diminuisce il prezzo della casa. E diminuisce il prezzo della casa. Insomma, abbiamo avuto dei ministri disonesti, abbiamo avuto dei ministri molto intelligenti,
abbiamo avuto anche dei ministri intelligenti, un po' ingenui, che purtroppo hanno ceduto, hanno avuto la debolezza di credere non so a chi, comunque a dei suggeritori degni del Corano, no? Dove c'è il famoso suggeritore sei greco, ma adesso il Corano è di moda, scusate. Grazie, no, vi devo dire che la professoressa Antonella Marcucci ha prodotto un mio libro in francese in maniera mirabile.